ai professori apparentati. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Ubaldo, buongiorno e buon appetito a tutti, eh. Ciao Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Mimmo, stamattina io ho cominciato la trasmissione con We Are the Champions. Mm-hmm. Vediamo se quanto sei acuto. Perché secondo te? Perché we are inteso come noi siamo, sì. Noi sì, ma noi chi? Noi radio, noi no, Roma, no. Noi la Roma, sì, noi italiani. Sì, sì, così, noi a Roma, noi romanisti. Noi... Perché comunque siamo sempre campioni, quello volevi dire. No, no, ma perché non siamo i campioni del mondo a complicarsi la vita? Se fai riferimento agli ultimi accadimenti probabilmente sì, ma sai... Se tu fai riferimento ad esempio Spalletti, Inter, queste cose qui, la Roma, credimi, lo sai, insomma, no, voglio dire, c'entra abbastanza poco, oh, diciamo, Mimmo, proprio posso, in relazione a questa faccenda. Posso qui. Farti come farebbe perché uno all'Inter mai... gliene frega niente che c'è la Roma Genoa domenica, mi spiego? È esattamente e quello quindi... che ti avrei chiesto, no? Allora, la notizia esce fonte Inter. Sì. Okay. Assolutamente sì. Lo vogliamo raccontare proprio le cose per filo e per segno? Ti posso fare delle domande così tu mi dai la risposta, sì. Che io spero sempre che si capisco io che so De Goccio, così capiscono anche gli ascoltatori. Va bene, ok. Io sono l'Inter, faccio questa cosa perché? Perché comincio a calmare i tifosi e a dire: o sapete che già stiamo a lavorare per l'anno prossimo? No. L'Inter fa questo per mandare un messaggio a chi sta a Londra. A Londra roba nostra? No, no, a Londra roba Chelsea. Ah, ok, contente, più appena perché... Oppure, o te sbrighi a risponderci. Non c'è il minimo dubbio. È chiaro che però... Allora Spalletti viene usato. Ma io credo che in qualche modo Spalletti sapesse di questa cosa. Cioè non credo che abbiano fatto tutto senza avere il consenso di Spalletti. No, in qualche chiaramente. Modo senza avvisare Spalletti, no? Però se è per sollecitare la risposta di Conte, se Conte poi rispondesse sì... Prendono Conte e Spalletti è consapevole anche di questa cosa? Ma credo che quello che di cui è consapevole Spalletti io non lo so, lo sa soltanto lui, perché mai meglio di Spalletti sa esattamente quello che succede a Spalletti. Però è molto particolare tutta la tattica, no? Cioè, cosa è successo? Che ieri c'è stata questa riunione, Sabatini, Ausilio, penso parliamo più dell'Inter che della Roma in questo momento, sì. Però insomma, però qualcuno aveva detto qualche giorno fa che c'era un nesso fra Sassuolo, Inter e Roma, magari poi ne parliamo, e fanno questa riunione alla fine della quale gli uomini dell'ufficio stampa dell'Inter avvertono i giornali, ok? Guarda, seguimi bene, Sì. Non sono stati né Sabatini né Ausilio, ok? Ad avvisare i giornali che c'era stata un'accelerazione, lo dico a beneficio di tutti quelli che continuano a dire accelerata, ma non esiste la parola accelerata, esiste accelerazione, per quanto riguardava la posizione di Spalletti. Beh, perché tu a Magliana che avresti detto, dicevo ho messo accelerata. Il terzo e ho dato un'accelerazione. Ma, esattamente, no, da un'accelerata, ah, dicevo a Magliana, adesso parlo per radio di un'accelerazione, ok? Perfetto. Seguimi bene però, Eccimi. Cioè non lo dice né Sabatini né Ausilio né Zhang Yun, lo fanno dire all'ufficio stampa, che è una cosa diversa, ricordati Riccardo, è una cosa molto diversa, per cui l'ufficio stampa in maniera molto così, come posso dire, tranquilla e serena, avvisa i giornali che c'era questa accelerazione. Al tempo stesso però gli stessi raccontano che verrà fatto un ultimo tentativo, che sabato c'è una partita delicata per il Chelsea, alla fine di quella partita forse qualcosa si sarà cambierà oppure sarà ancora tutto uguale, questo non si sa perché la partita ovviamente ci sarà sabato, però intanto l'accelerazione porta Spalletti a superare Conte, ok? Perfetto. Ma la realtà è quella che tu hai detto prima, la prima scelta dell'Inter era e rimane Conte, fino a quando Conte non dirà in maniera definitiva no, perché prima deve parlare con Abramovic per capire quanti soldi gli danno e che tipo di squadra potranno fargli lì a Londra. Quindi è chiaro che tutta questa faccenda porta poi al discorso Spalletti, Inter, accelerazione. Nessuno ha mai parlato di contratti firmati, nessuno ha mai parlato di un incontro ieri di Spalletti con gli uomini dell'Inter, ma forse Riccardo lo sa perfettamente, non c'è bisogno di incontrarsi, no? Però è singolare, se non altro, che sia stato tirato in ballo un allenatore che poi non soltanto era in qualche modo nell'orbita Inter o quantomeno nei discorsi legati all'Inter, ma questa mattina a te risulta che Spalletti abbia fatto una smentita? No,
Del resto Spalletti può dire, ma io che cosa devo smentire? I giornali, l'interessamento da parte dell'Inter. Cioè, qual è come se Di Francesco smentisse un interessamento da parte della Roma, lo sanno tutti, ok? Perfetto, quindi questa è una faccenda che ancora... Beh, non aveva smentito neanche la notizia sulla Juve quando uscirono un po', no? Chi, Spalletti? Anzi, aveva detto perché no? Cioè, d'avviso non professionista, e se mi capitasse l'occasione, ma fa bene, oh, i professionisti sono questi, eh? Cioè, io ho smesso da anni, pensare che se esistano i tifosi a sotto contratto. Uno è tifoso e basta. A me non piacciono quelli che diventano tifosi nel momento in cui indossano una maglia, una tuta di questo, di quella società. Uno è tifoso sempre, no, Riccardo? Cioè, lo sai perfettamente. Certo. Tu se vai, che ne so, a frequentare un altro ambiente, magari vai fuori Roma, te ne torni a Sofio, che ne so, è sempre tifoso da Roma, rimani, cioè non è che quella la fede la cambi, però insomma la situazione è un pochino ancora particolare. Le probabilità che alla fine Spalletti sarà l'allenatore dell'Inter sono alte, e questa nemmeno se mi sembra una sorpresa, no? Perché bene o male se n'era parlato, però ricordatevi, e ve lo sottolineo un'altra volta, ieri le notizie le hanno date gli uomini dell'ufficio stampa, non le hanno date né Ausilio né Sabatini, e se ci pensate bene guardate che non è la stessa cosa, nessuno ha mai parlato di contratti firmati, nessuno ha mai parlato di accordi, di strette di mano, di incontri, nessuno ha mai parlato, però poi Ricca, tu me lo insegni, una certa strategia comunicativa si fa anche così, certo. Quindi, però voglio dire una cosa, perché ho detto prima all'Inter non gliene frega niente che domenica c'è Roma-Genoa, vedi, io ti parlo di Roma-Genoa, non ti parlo di nient'altro, sì, ti parlo. Di Roma-Genoa, ti ho menzionato oggi. In che senso? Su questa cosa che sono assolutamente d'accordo con te, che è riduttivo Roma-Genoa del Totti Dei, cioè non esiste. Due cose separate, distinte, cioè, e separate proprio. Il Totti Dei ci sarà quando avrà smesso di giocare a pallone, lo deciderà lui, giocando 90 minuti con chi parla a lui, con gli amici suoi, con i suoi compagni nuovi, vecchi, con tutti quelli che vuole lui. Domenica c'è Roma-Genoa, probabilmente se Spalletti lo riterrà opportuno lo farà giocare, se no non sono scritto da nessuna parte. Però Mimmo, ti posso fare una domanda nell'espormi un quadro? Parliamo pure della Roma, Certo, perché senti, forse parlare Spalletti all'Inter, a me mi interessa l'allenatore della Roma. Mi fai il quadro di domenica alle ore 18, formazione, senti bene, formazione con tutta la settimana di Spallozzi, ciao Spallotta. Spalletti all'Inter che si porta via Nainggolan. Col numero 11, col nome allenatore Luciano Spalletti, fammi un po'. Ma non lo so, no, guarda, veramente io non voglio buttare, come posso dirgli, le cose tanto per dirle, io non lo so quello che succederà. Ieri io ti avevo detto, vedrai Ricca che da qui a domenica qualche cosa succede, qualcuno viene allo scoperto, no? Io conosco abbastanza questo ambiente, so come funzionano le cose, e vedrai che verranno ancora altre cose allo scoperto, non si arriverà a domenica senza che non sarà successo qualche cos'altro in merito a tutta questa faccenda, vedrai. Te lo posso garantire, però intanto io non te posso dire quello che succederà, non te lo posso dire, nel senso che l'allenatore che cosa deciderà, quale squadra manderà in campo. Io vorrei che lui mandasse in campo una squadra che consentisse alla Roma di centrare il secondo posto. Se poi in quest'undici lui terrà opportuno metterci Gerson, metterci Mario Rui o metterci Totti, quello è un problema che attiene alle scelte dell'allenatore. Io non posso commentare facendo, come si diceva una volta, il processo alle intenzioni, no Ricca? Non lo so. È una storia che andrà vissuta ora dopo ora, giorno dopo giorno, fino a quando non si arriverà domenica all'annuncio delle formazioni. Intanto io credo che sia doveroso continuare a parlare di Roma-Genoa. Sì. E credo che sia la cosa più importante, perché improvvisamente io sto riscoprendo che l'interesse comune deve essere la Roma. Io non ho mai sentito parlare della Roma, dobbiamo pensare a Roma, al bene a Roma, come nelle ultime 48 ore o cose di questo genere. Improvvisamente però se ne erano dimenticati tutti, o quasi tutti, no? Quando cercavamo di dire, non è che un po' tutti stanno a pensare agli interessi propri, al contratto, al futuro, al prolungamento, al miglioramento, e nessuno più pensava alla Roma. La Roma è riuscita in questo senso anche a darsi un contegno, no? Perché c'era il rischio, ad esempio, dopo la sconfitta nel secondo derby di campionato, Ricca, che tutto andasse un pochettino, no? Alla malora. Invece la squadra che cosa ha fatto? Per quel mistero che non verrà mai risolto, per cui la Roma è una squadra assolutamente unica nel panorama mondiale, dopo
la vittoria fantastica in casa dell'Inter ha preso tre mazzate di fila che l'hanno sfondata. Dopo la sconfitta nel derby, che poteva in qualche modo darle un colpo definitivo, invece è andata a vincere a casa del Milan, ha battuto la Juventus, sì, ha battuto Chia. Quindi qual è la vera faccia di questa squadra? Qual è il vero volto? Qual è il problema che attanaglia questa squadra? Allora, questo noi ce lo porteremo avanti per tanto tempo, con o senza Spalletti. A questo punto, io, al di là del fatto Spalletti, Inter, cose di questo genere, io immagino una cosa: voglio ragionare un attimo con la testa dei dirigenti della Roma, no? Proviamo a pensarci un attimo. Allora, amici, ci pensiamo un attimo, che ti avanzerebbero 2 minuti? Assolutamente sì, però pensiamoci. Ah no, pensiamoci assolutamente, perché vai, Mimo, eccoci qua. Ne dobbiamo parlare, Sì, sì, no, allora facciamo un attimo un po' il riassunto delle puntate precedenti. Io credo che, se non altro, le notizie che sono uscite oggi in relazione al passaggio di Luciano Spalletti all'Inter, presunto, poi reale, dipenderà da Conte, eccetera, eccetera, abbiano fatto capire una cosa che la Roma la sapeva già, ok? Ma forse in maniera definitiva, che Luciano Spalletti non sarà comunque, in qualsiasi caso, l'allenatore della prima squadra giallorossa per la prossima stagione. Cosa che probabilmente, fino alla scorsa settimana, la Roma in qualche modo pensava ancora potesse essere possibile, no? Tant'è vero che ci sono alcune dichiarazioni, poi la storia ci dirà se erano vere o finte, attribuite ad esempio al direttore sportivo Monchi, di una situazione d'attesa da parte della Roma, nel senso, se noi stiamo ancora aspettando che Spalletti ci dia una risposta definitiva, perché, l'abbiamo detto anche con Ubaldo, con te Riccardo e con tutti quanti, qualora Spalletti avesse detto sì, io accetto, la Roma l'avrebbe fatto firmare, questo l'avevamo detto e lo confermiamo fino alla scorsa settimana. Poi che cosa succede? Succede che c'è Chievo-Roma, che viene giocata di sabato, ok? La domenica Spalletti va a Firenze e a Firenze, a cena, incontra un suo amico. Un suo amico che aveva incontrato in forma pubblica anche un paio di mesi prima a Roma, in un ristorante vicino via Veneto, in compagnia di tanti altri dirigenti della Roma. Ma questo suo amico, in quella circostanza, è uscito da una porta secondaria coprendosi il volto per non farsi riprendere dai giornalisti che l'avevano beccato. Stavolta invece questo amico di Luciano Spalletti si mostra tranquillo e beato, si fa fare le foto e immediatamente, il giorno dopo, le foto di Spalletti e questo suo amico, che si chiama Franco Baldini, finiscono su tutti gli organi di informazione, ok? Facendo proprio un ragionamento semplice e banale, allora, si era detto, dopo quella famosa cena, no, con Pallotta, Spalletti, Baldini, se non ci riesce Baldini a convincere Spalletti a restare alla Roma, probabilmente non ci riesce più nessuno. Te le ricordi, Riccardo, queste cose? Sì. L'abbiamo dette tutti l'abbiamo detto. La mia impressione è che, non casualmente, domenica l'incontro tra Spalletti e Baldini sia servito a Baldini e di conseguenza non se ne abbia a male nessuno a Trigoria, anche alla Roma, per capire che non ce n'era proprio più, non ce n'era proprio più. E non casualmente, sempre secondo me, il giorno dopo l'Inter se ne esce con questa cosa. A questo punto, di quello che farà Spalletti con l'Inter noi ci interesserà poco, no, Riccardo? Noi ci interessa la Roma fino a prova contraria. La Roma da oggi, o da ieri, o dall'altra sera, questo non lo so, sa che Spalletti non ha già dato la sua risposta, che non sarà più l'allenatore della Roma. Quindi la Roma, diciamo che da queste ore ha cominciato a spingere un pochino più forte sull'acceleratore in riferimento agli allenatori che stava morirando, perché non è che dormono da piedi a Trigoria, no, sapevano perfettamente quali potevano essere le soluzioni, sì o no, però nell'attesa intanto andiamo a vedere chi possiamo prendere. Il problema qual è per quanto riguarda il prossimo allenatore della Roma, Riccardo? È che gli allenatori che la Roma sta seguendo con grande attenzione sono due, uno italiano e uno no. Ma sì, entrambi sono sotto contratto. Sì. E questa non è una cosa da sottovalutare, cioè la Roma non può dire prenderemo questo, prenderemo quell'altro, perché i due allenatori che sta seguendo con maggiore attenzione sono entrambi vincolati, e non soltanto per il prossimo anno, ma anche per gli anni futuri, con i rispettivi club d'appartenenza, quelli dove sono adesso. Ce ne sarebbe uno che non è stato confermato dal proprio club,
e che potrebbe firmare in qualsiasi momento per qualsiasi altra società, e si chiama Paulo Sosa. Gli altri due sono Emery e Di Francesco. Quindi abbiamo fatto un pochino il quadro per dire che prima di sapere chi sarà l'allenatore della Roma della prossima stagione o delle prossime stagioni, ci sarà bisogno ancora un pochino di tempo. E anche in questo caso ci sarà bisogno, ad esempio, sul conto di Emery, Emery, fate voi lo chiamatelo come vi pare, di sapere come andrà a finire la partita del Paris Saint-Germain di sabato sera. Quindi c'è sempre qualche partita di mezzo per il Chelsea, Conte, Spalletti, Inter, del Paris Saint-Germain, Emery, Roma, Monchi, eccetera, eccetera. In tutto questo, la mia prima riflessione, che può valere poco, ma può valere tanto, fate come pare, è una mia riflessione. Io credo che la Roma, portando a casa un dirigente come Monchi, abbia portato a casa un signor dirigente. Voi mi chiederete, ma se non mi chiedete, perché? Che te lo fa dire? Perché io non dimentico le parole di Monchi nella sua prima e finora unica conferenza stampa a Trigoria, quando parlò di Spalletti, e lì lui ha dimostrato di essere un grande dirigente. Poi lo scopriremo vivendo, e spero che lui abbia una grande fortuna per poter fare alla Roma quello che ha fatto da altre parti. Bimbo, ma tu pensi che in queste ore, in questi giorni prima dell'ultima partita, Monchi non ritorni sotto con Spalletti? Che ne so. Credo che sia abbastanza chiaro che... No, ho capito, che... sei chiaro, però dici... No, aspetta, però non sai che è chiaro, non te lo so dire. Cioè, il momento in cui l'Inter dà la notizia ai giornali, mettendo in mezzo Spalletti, domanda, Spalletti è d'accordo o no? Con l'Inter? No, nel dare d'accordo questa notizia. O soffiata o indiscrezione, Spalletti è d'accordo o no? È quello che dice, ma scusate, che state usando il nome mio? Oppure dice, visto che magari le cose poi andranno a fine in un certo modo, se voi, la vostra strategia comunicativa è questa. Faccio proprio i ragionamenti di chi osserva le cose dal di fuori, cioè io non penso che ci sia più una possibilità che la Roma non soltanto vada sotto Spalletti, ma che Spalletti abbia una minima apertura nei confronti della Roma. Sarebbe veramente la rivoluzione del pallone. Oddio, Ricca, quante ne abbiamo viste in tanti anni di pallone, di cose che sembravano fantascienza, fantacalcio, e poi sono diventate realtà. Però stavolta mi sembra veramente una strategia quasi perversa, pensare a tutto un grande disegno. A che pro allora dovrebbe esserci questo grande ribaltone? Quale potrebbe essere? Non so, le strategie, tu mi insegni che le strategie di comunicazione sono quelle di far uscire anche notizie di allenatori che parte direttamente dalla società, anche per testare e vedere com'è la reazione del popolo, secondo chi tifa, no? Quindi in questo assolutamente. Quindi potrebbe essere sia per quanto riguarda l'Inter, no? L'abbiamo detto, no? Sì, ma anche per quanto riguarda la Roma, per far uscire certi nomi. Cioè quali, per esempio? Di Francesco, Sosa, Emery. Ultimi giorni si parla molto, 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 molto di Eusebio, no? Quindi... Sì, esatto. Ma non credo che l'abbia fatto uscire la Roma, Per quello che so io, la Roma non ci ha pensato per niente a farci i nomi, perché la Roma fino al pre-Chievo-Roma ti dice, noi stiamo aspettando la risposta di Spalletti, che poi questo lo dice, e magari stanno, come abbiamo detto milioni di volte, contattando tanti altri allenatori, quello lo sanno anche i bambini, no Ubaldo? Cioè fa parte del gioco che si fa nelle società, il gioco delle parti, viene chiamato così, è normale. Però visto, tu oggi l'hai vista la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che è il giornale sportivo di riferimento di Milano, non cito altri giornali, ma ti parlo della Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport esce in quel modo perché qualcuno ovviamente gli ha dato la garanzia e la certezza che quella sarà la situazione futura, sempre tenendo conto che poi c'è un discorso con Conte che deve essere sistemato. Ma guarda che tanto lo sai come andrà a finire, Ubaldo, segna queste parole. Qualora Conte dovesse dire ancora una volta no all'Inter, non ce ne sarà uno dell'Inter, e Conte per primo a dirti, io all'Inter non ho mai sentiti, noi dell'Inter su Conte non ci siamo mai andati, o sbaglio Ricca? Però ammazza che paraventi. E si fa così, si fa così, perché poi l'importante per una società è portare a casa l'obiettivo. Allora, chi ci può impedire di pensare che quando Monchi ci diceva
io sono venuto alla Roma perché c'era Luciano, vorrei continuare a lavorare con lui e io farò di tutto per convincere a restare. In quel preciso momento Monchi stava parlando, invece nella sua testa c'aveva Emery. Chi ce lo può smentire questa cosa, Riccardo? Se fa parte di una strategia, io penso che sono bravi l'arti, ma magari sono bravi pure da ste parti, capito Ubaldo? Eccala, che del suo claxo, ma vai. 2 minuti, mi vai, vai Mimmo. Eccomi, Riccardo. Posso partire da un in questo terzo blocco dal messaggio di un ascoltatore che dice: che bello, domenica farà la formazione e un allenatore che si è già promesso all'Inter e che c'ha tutta diciamo così il beneficio di far diventare Roma terza, così si può portare via i giocatori. Ne è un po' troppo? Sì, voglio dire, però ci sta tutto, cioè, nel senso che come fai a impedire alle persone di pensare a qualsiasi cosa? Credo che sia un pochino anche, come posso dire, il bello ma il brutto di tutta questa faccenda. Ognuno poi si fa una propria opinione, uno pensa quello che vuole, ovviamente poi non può pretendere di avere ragione, comunque l'opinione la esprime. Io quello che vabbè, vorrei mo, mo, però così si permette di tutto uno. Non so, però questo è il... Capito, ma non vuol dire se condividere. Ma io mica ho detto che c'ha ragione, ho detto che ognuno esprime le proprie opinioni. Ci può sta... Non ci può stare che uno pensa questo, no Ubaldo, non ci prova con me. No. Io non ho detto che ci può stare che Spalletti fa quello, ho detto ci può stare che uno pensa quello. Ma non è condivisibile, è molto diverso. Una cosa del genere. Chi ha detto che lo, chi ha detto che la condivido? Ho detto che la condivido. La facciamo passare un po' così. E falla passare a te, io non la faccio passare, ho detto no, io non la faccio passare assolutamente. Allora non la facciamo passare a nessuno. Però se uno pensa sta cosa, fagliela pensare. Perché poi la situazione ti porta a pensare a qualsiasi cosa. La situazione è questa, io vorrei però soltanto dire... Allora però devo lasciare perdere pure di vista il fatto che sono professionisti. In che senso? E nel senso che nel momento in cui ipotizzo una cosa del genere non penso più a un professionista, perché il professionista... Cioè se tu dopo domani ti chiamano al Washington Sports Bringers, cioè, right, non è che domani scrivi a Fornir prestigioso. Esatto, però ci può stare qualcuno che pensa che io lo faccio. Ma è un pensiero, quello che credo che volesse dire, che è un pensiero sbagliato, certo. Sarà un pensiero suo, io mi metto a fare il processo, i giudizi su uno che è un pensiero di una persona, di un ascoltatore, no. Io vorrei semplicemente dire una cosa, perché poi siamo in chiusura, immagino, che tutte queste storie ogni volta ci devono far ricordare soltanto una cosa, a mio parere, questo è il mio parere, lo dico, che non esistono i tifosi che sono tifosi della società per cui lavorano, per cui sono tesserati. I tifosi non c'hanno contratti scadenza, non c'hanno opzioni di rinnovo, non c'hanno prolungamenti, non c'hanno niente, Riccardo, tu lo sai, i tifosi veri. Quindi vorrei che la gente cominciasse a pensare che i tifosi veri sono altri, non quelli che magari dicono che sono tifosi della Roma semplicemente perché hanno un contratto con la Roma. Il riferimento è fatto a tutti, tutti. Se va dal presidente ai dirigenti, all'allenatore e ai calciatori. Io vorrei che in qualche modo si ricominciasse a pensare che i tifosi da Roma sono soltanto quelli che poi portano i soldi e che vanno allo stadio, che seguono la squadra, che non ci vanno allo stadio, uguale comunque quelli lì. Tutti quelli che si professano tifosi della Roma e poi magari a fine anno salutano dopo aver baciato lo scudetto dopo un gol su punizione o dopo essere andati esultati sotto la curva in certo modo, per me sono soltanto tifosi stagionali che non servono, tutto sommato. Però fanno parte anche loro di tutto questo grande calderone, Erika, ormai l'abbiamo capito, però e allora... ci vorrebbe un po' più di riconoscenza. E allora fate conto. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie Ubaldo. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao a tutti. Ciao. La, 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 la. La, la.